Ciao a tutti, oggi sono sommersa da libri, adesso non so quanto si possa vedere, ma ho fatto tante piccole montagnette perché è una vita che non vi faccio vedere gli ultimi acquisti. Questo in realtà era riferito agli ultimi e non agli acquisti. Comunque, sì, proverò a mostrarvi che cosa ho accumulato in questi mesi, che cosa ho ricevuto da parte delle case editrici, i piccoli regali di Natale, penso di averli inseriti da qualche parte. La maggior parte dei libri che ho acquistato io in questi ultimi mesi sono praticamente tutti usati. Diciamo che è diventata una sorta di esigenza acquistare all'usato perché vivendo da sola le spese sono tante e diverse, quindi gli sfizi che posso concedermi sono pochi. Io sono abbastanza fortunata perché nella città in cui vivo c'è una libreria molto grande e ben fornita, a mio parere, sui titoli usati. Ho trovato delle cose praticamente nuove e ancora non riesco a crederci perché non sono tanto abituata a questa cosa. Di solito io andavo in un negozio dell'usato in cui i libri usati erano libri veramente molto molto vecchi, non capitava mai di trovare un libro uscito un mese fa all'usato a metà prezzo, quindi perdonate la mia incredulità e la mia voce, mi devo ancora un po' riprendere dall'influenza, quindi perdonate. Comunque, bando alle ciance, iniziamo perché sono sommersa di titoli. Direi di partire dall'unico libro non libro, ovvero un audiolibro che mi è stato inviato da Amos Audiolibri. Si tratta di Cassandra di Krista Wolf, edito da Edizioni EO, letto da Manuela Mandracchia. È un titolo che ho ascoltato con molto piacere, che trovate eventualmente anche su Storytel. Io ultimamente sono entrata in fissa con gli audiolibri, quindi sono molto molto contenta di aver avuto la possibilità di collaborare con Amos Audiolibri, anche perché questo titolo, come vi dicevo, mi è piaciuto molto. Sarà ambientata nel periodo della guerra di Troia. Cassandra si trova in un momento cruciale della sua vita, sta per essere giustiziata o comunque uccisa, e ripercorre quella che è stata la sua infanzia e tutti gli episodi che hanno portato alla formazione di Cassandra come persona e come donna, ma anche gli eventi che hanno portato la città di Troia a decadere. Molto molto interessante per questa ambientazione, se vi piacciono i miti greci assolutamente da recuperare. La cosa che forse mi ha colpito di più è il senso di identità. Si tratta di una storia, diciamo, di formazione. Vediamo Cassandra crescere, Cassandra nei suoi momenti di difficoltà, di debolezza soprattutto. In un periodo storico in cui le donne non avevano accesso a tante informazioni e alle libertà che avevano invece gli uomini, Cassandra cercherà pian piano di farsi strada e di acquisire una certa indipendenza e anche consapevolezza della donna che è. Da Edizioni Anfora ho ricevuto La notte dell'uccisione del maiale di Magda Sabo. Questo ha un prezzo di copertina di 17,50 €, è un titolo che devo leggere a brevissimo perché sono molto molto curiosa. Sapete che di questa autrice ho letto comunque pochi titoli, quindi mi piacerebbe approfondire, e questa si preannuncia una storia familiare molto intrigante. Da Feltrinelli Comics ho ricevuto un po' di titoli, alcuni di questi già letti, altri invece ancora da leggere, come ad esempio Il timido anticristo di Antonucci e Fabbri, con i disegni di Boscarole, un titolo che mi è arrivato a sorpresa, di cui purtroppo so veramente poco, ha un prezzo di copertina di 16 euro. Dovrebbe raccontare la storia di un ragazzo che cresce in una famiglia molto molto cattolica, ma a un certo punto della sua vita, crescendo e diventando adolescente, la fede lo abbandona. Altro titolo che devo ancora leggere è Zlatan di Paolo Castaldi, un viaggio dove comincia il mito, ovviamente incentrato sulla figura del calciatore. Anche questo ha un prezzo di 16 euro, mentre Andrea dello Stato Sociale, Luca Genovese, l'ho già letto, anche questo ha un prezzo di copertina di 16 euro. È un fumetto che purtroppo non mi è piaciuto, probabilmente perché spinge troppo su sensazioni per me distruttive e negative.
Il protagonista ha un bar ed è la sua finestra sul mondo, è l'occasione in cui si confronta con altre persone e acquisisce le informazioni della vita di tutti i giorni essenzialmente. È un po' anche il posto in cui svagarsi, infatti spesso il bar viene rappresentato come una sorta di giardino e questo accostamento fra realtà e finzione devo dire che mi è piaciuto tanto. Però la storia in sé non mi ha lasciato granché, devo essere sincera. Purtroppo non mi è piaciuto nemmeno Vlad, il primo volume di una serie a fumetti, penso si tratterà di una trilogia, di Matteo Strucol e Andrea Mutti. Questo ha un prezzo di 14 euro e racconta la storia di Dracula, non la storia però romanzata del vampiro, ma la vera storia che si cela dietro a questo personaggio. Il motivo principale per cui questo fumetto non mi è piaciuto è il genere. Non sono molto una persona da questo tipo di fumetto, ovvero di estrema avventura, guerra e conflitto, perché altrimenti ero molto interessata a scoprire qualcosa di più sulla figura di Dracula. Però il modo in cui viene raccontata la storia, quindi con scene abbastanza forti, anche un po' violente, non so, non è proprio il mio genere. I disegni sono veramente molto belli, devo dire. La storia a parer mio è un pochettino affrettata, si dovrebbe parlare un po' della sua vita anche privata, amorosa, l'ho trovato però un po' affrettato, soprattutto nella prima parte. Io ci ho provato, ma si vede che non doveva funzionare. Un titolo invece che mi sento di consigliarvi è Lamiere di Danilo De Ninotti, Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti. In pratica si tratta di un reportage a fumetti. Gli autori sono stati infatti in Kenya e hanno raccontato la loro esperienza tramite questo fumetto. Molto molto interessante perché si parla di una parte della città in cui è concentrata tantissima popolazione che vive in condizioni molto critiche dal punto di vista dell'igiene. È una realtà molto molto diversa dalla nostra. Gli autori stessi inizialmente fanno un po' fatica ad approcciarsi alle persone che vivono in queste condizioni perché per noi è veramente una cosa inimmaginabile. Però proprio per questo penso che sia un fumetto importante perché riporta una realtà così diversa dalla nostra, ma che non dobbiamo assolutamente ignorare. Andando avanti con i titoli arrivati dalle case editrici, abbiamo un malloppone da Mondadori. Ho iniziato da poco a collaborare appunto con Mondadori e sono felicissima, mi hanno riempito di sorprese. Il primo che è arrivato, se non sbaglio, è stato Trottole, questo graphic novel che ha vinto l'Eisner Award nel 2018 di Tilly Walden. Ha un prezzo di copertina di 25 euro e si tratta della storia vera dell'autrice, un memoir a fumetti. Sono molto incuriosita soprattutto perché si parla di pattinaggio artistico, pattinaggio su ghiaccio. Sapete che ho una grande passione per questa disciplina, sono molto affascinata a questo mondo, quindi sono curiosa di scoprirne qualcosa di più. Si tratta essenzialmente di un racconto di formazione. Sono arrivati poi i primi tre volumi di Monstress di Marjorie Liu e Sana Takeda. Questo è il primo volume che ha un prezzo di 19 euro. A seguire c'è il volume 2, sempre a 19 euro, e infine il terzo, stesso prezzo. Io per ora ho letto il primo, lo trovate già recensito sul blog, poi di tutti comunque i libri o fumetti, se ci sono già approfondimenti, perché la maggior parte li ho già letti, troverete tutti i link qua sotto in descrizione. Anche nel caso dei fumetti della Feltrinelli Comics su Instagram ho un circoletto in evidenza con tutti i contenuti in cui mostro le tavole e vi parlo più nel dettaglio dei titoli. Non mi sembrava il caso di dire troppo in questo video, visto che ci sono tanti, tanti libri. Comunque, tornando a Monstress, è un titolo che secondo me ha delle premesse bellissime, ma lo svolgimento in questo primo volume non mi ha soddisfatta pieno perché la prima metà è troppo confusionaria, ci sono troppe informazioni, succedono troppe cose, troppi personaggi, troppe
troppe dinamiche da capire, è difficoltoso quando ti approcci a un nuovo mondo avere tutti questi dati, anche perché ti perdi, non riesci a capire bene. Però di base la protagonista è diciamo una mezzosangue, scopre di avere un potere particolare che potrebbe aiutarla nella guerra, visto che in questo mondo ci sono diverse razze in conflitto fra di loro, ma deve imparare prima a controllare questo potere. I disegni sono bellissimi. Il tratto a me piace tantissimo, è un mix fra fumetto giapponese e fumetto americano, non a caso entrambe le autrici, soprattutto Marjorie Liu, se non sbaglio, ha lavorato comunque nel fumetto americano, ad esempio per la Marvel, quindi questa influenza si vede molto. Anche la storia di base, questa lotta fra razze diverse, è molto interessante, così come la scelta di inserire quasi esclusivamente personaggi femminili, soprattutto nei ruoli di potere. E poi ci sono dei gatti che parlano e sono una razza a parte e sono bellissimi. In Cucina con Kafka è l'ultimo fumetto che mi è arrivato da Mondadori al prezzo di 18 euro. È una raccolta di strisce di Tom Gold. Devo dire che mi ha fatto veramente sbellicare dalle risate, questa in particolare è una delle mie preferite. Comunque sono delle strisce che sono apparse magari anche su altre riviste, che hanno come tema principale la lettura, i libri, il mondo dell'editoria e si fa un po' di ironia appunto su questi mondi. Devo dire che ho apprezzato tantissimo l'ironia dell'autore perché è molto intelligente e ha un'ironia abbastanza sottile. Sapete che sono abbastanza particolare, in genere non mi fanno ridere le cose che fanno ridere ad altre persone, io ridevo sguaiatamente. Ovviamente ci sono strisce più divertenti di altre, però in generale è stata una lettura molto di intrattenimento. È secondo me il fumetto per eccellenza da avere sul comodino, ad esempio sul tavolo in salotto, da sfogliare ogni tanto. Ogni striscia comunque è a sé. Se poi siete degli accaniti lettori, so che apprezzerete. Concludiamo i fumetti con tre titoli Bao. Il primo è Andy, i fatti e la favola, la vita e le avventure di Andy Warhol di Typex, in questa edizione pazzesca, cioè veramente un'edizione da urlo e penso che sia abbastanza esplicativo il titolo. Ancora lo devo terminare, ma tanta roba, secondo me. Se siete poi fan di Andy Warhol, è un titolo da avere. Murderabilia di Alvaro Ortiz ha un prezzo di copertina di 17 euro ed è una storia carina che mi incuriosiva particolarmente perché, come vedete, si parla di gatti, ma anche di una passione un po' macabra. Infatti, si parla di collezionismo, di cimeli, di omicidi ed eventi tragici di questo genere. Una cosa un po' particolare, me ne rendo conto, ma io sono affascinata dalla criminologia, quindi avevo alte aspettative, sono rimasta un pochettino delusa perché la storia in realtà è carina, però è una semplice storia secondo me di intrattenimento, non va molto oltre, anche i personaggi sono abbastanza piatti, il protagonista non mi è piaciuto particolarmente. Ho apprezzato molto i due gattini che sembrano carini e adorabili, ma in realtà hanno mangiato il loro padrone morto. E anche il collezionista a cui vengono venduti questi gatti, e l'episodio con cui si apre la storia di questo fumetto, secondo me erano i personaggi più interessanti, ma non vengono approfonditi. Lo stile, non è fra i miei preferiti, anche in questo caso, quindi in generale è una storia che carina, ma nulla di che per quanto vi riguarda. Tutt'altra storia invece per Soul Guide di Goro Zhao. Questo è un fumetto della collana cinese di Bao, ha un prezzo di copertina di 19 euro e si tratta di una raccolta di storie con tema principale la guida di anime. Faccio fatica a parlarne qui perché l'ho terminato ieri sera e ho pianto tutte le lacrime che avevo a disposizione, non vorrei rientrare nel loop. Ci sono delle storie particolarmente toccanti per quanto mi riguarda, che mi hanno veramente parlato. Lo stile è veramente pazzesco. Io sarò sincera, avevo un po' di timore nell'approcciarmi di nuovo a qualcosa di questo autore perché Reverie non mi aveva colpita fino in fondo, non mi aveva convinta, ma questo fumetto è di una delicatezza e poesia pazzeschi. È veramente molto molto fine,
Le storie sono molto emozionanti e penso che tanti vi potrete rivedere al di là dell'elemento magico del traghettatore di anime. Si parla molto del rapporto con le altre persone, con in un certo senso anche il lutto, il tempo che abbiamo a disposizione con gli altri, insomma, sono tematiche che in questo momento mi sono abbastanza vicine e quindi mi ha toccata profondamente questa lettura. Ho ancora 5 titoli da mostrarvi che mi sono arrivati dalle case editrici e poi i miei acquisti effettivi. No, in realtà ci sono anche 3 regali. Vabbè, concentriamoci. Dunque, da Edizioni EO mi è arrivato Vita su un pianeta nervoso di Matt Haig. Questo è stato il libro del mese che ho scelto, appunto, se mi seguite su Instagram già saprete di che cosa sto parlando. Si tratta di un saggio, ma in realtà nemmeno tanto saggio, nel senso che è una raccolta più che altro di appunti, pensieri, riflessioni sul tema dell'ansia, del vivere in un mondo nervoso, il nostro, che non solo nel senso di stressato, ma di molto connesso. La cosa che mi ha affascinata di più di questo libro è sicuramente il rapporto con i social. E con la tecnologia, come questa impatta anche in maniera molto negativa sulle nostre vite. Devo dire però che per quanto riguarda l'aspetto ansia e attacchi di panico, forse mi aspettavo un po' troppo. In realtà quello che si dice non è nulla di nuovo, a parer mio, ma sono semplici considerazioni che ha fatto l'autore. È comunque una lettura molto interessante, soprattutto secondo me per sensibilizzare un pubblico che non è magari molto affine con l'ansia, nel senso è una cosa un po' senza senso da dire, perché al giorno d'oggi penso che ci siano sempre più persone che soffrono d'ansia, però lo vedo molto come un libro che potrebbe sensibilizzare un pubblico che non ha molto a che fare con le malattie mentali, i social, o che non è ben consapevole dell'impatto che possono avere i social e comunque la tecnologia sulla vita di tutti i giorni. Da giunti mi sono arrivati 2 titoli a tema, diciamo, Giappone. Questo ve l'ho recensito recentemente qua sul canale, quindi non mi dilungherò oltre. Si tratta di Kintsukuroi, l'arte giapponese di curare le ferite dell'anima, di Thomas Navarro, a un prezzo di 14 euro, ed è un libro che parla molto di dolore e sofferenza e come riuscire a, tra virgolette, accelerare il processo di guarigione. Ci sono diversi consigli da parte di questo psicologo per affrontare dei momenti particolarmente difficili della nostra vita, come ad esempio il lutto, la perdita di un amore, il licenziamento e così via. L'altro testo lo devo ancora leggere, si chiama Ikigai di Bettina Lemke, il metodo giapponese trovare il senso della vita per essere felici. Anche questo ha un prezzo di 14 euro e si tratta di un libro interattivo. Ci sono infatti delle sezioni dedicate alla compilazione, insomma, dei propri pensieri, ci sono delle domande, insomma, non è un testo solo espositivo, diciamo, del come trovare il proprio senso della vita, ma ci sono anche dei piccoli esercizi in tal senso. Appena lo finisco vi faccio sapere. È arrivata poi La musa degli incubi di Laini Taylor, secondo capitolo della duologia Il sognatore di questa autrice, a un prezzo di 15 euro ed è edito da Fazio Editore nella collana Leia. Io li ringrazio tantissimo per questa copia, purtroppo ancora non sono riuscita a terminare questo libro, ma conto di farlo presto. I regali invece che ho ricevuto per Natale, sì, siamo praticamente a marzo e parlare di Natale fa un po' senso, però non ho più avuto occasione di girare un video di questo genere. Comunque, Mystery and Mayhem, The Crime Club. Ci sono praticamente 12 racconti del mistero, fra cui uno di Robin Stevens. Questo mi è stato ovviamente regalato da Arianna, l'unica che poteva farmi un pensiero di questo genere. È edito da Egmont, il prezzo ovviamente non ve lo dico perché è stato un regalo, ma sono molto curiosa di approcciarmi a questa raccolta, ovviamente in inglese, non penso che sia stato tradotto in italiano, però sapete, col pallino dei gialli, quindi sono molto intrigata all'idea di leggere qualcosa di nuovo anche per scoprire scrittrici nuove. E a tal proposito, Alessia mi ha regalato invece Tre stanze per un delitto, il ritorno di Poirot di Sophie Hannah. È praticamente una storia con protagonista Poirot, ma non è stato scritto da Agatha Christie. Edito da Mondadori, vedremo come sarà. Sono molto molto curiosa perché
l'idea di abbandonare per sempre Poirot non mi sfiora il cervello, quindi vedremo se Sophie Hannah è stata abbastanza brava. Infine dalla mia amica Sara, Frotte di pesci rossi di Okamoto Kanoko, edito da Lindau, un titolo che bravavo tantissimo, anche abbastanza sottile, quindi spero di leggerlo molto molto presto, soprattutto perché vorrei approcciarmi a diversi scrittori e scrittrici giapponesi, non soltanto rifugiarmi in Murakami, Yoshimoto e insomma i più famosi. Gli unici due libri nuovi che ho acquistato sono, guarda caso, della stessa autrice, ovvero Madeleine Miller, La canzone di Achille e Circe. La canzone di Achille è edito da Feltrinelli al prezzo di 11 euro in questa nuova versione flessibile. Circe è uscita invece a metà febbraio per Sunzogno a un prezzo di 19 euro. Uscirà prestissimo la mia recensione di entrambi i libri. In realtà della canzone di Achille trovate un post molto molto approfondito in cui ci ho messo veramente molto impegno, quindi se siete curiosi lo trovate linkato. In generale devo dire che sono state due letture molto belle perché mi hanno riportato nel mondo comunque classico della Grecia. Mi è piaciuto quindi tantissimo. La canzone di Achille è stata un po' una delusione perché la prima parte mi ha coinvolta tantissimo, la seconda l'ho trovata snervante perché i personaggi per me erano totalmente incoerenti. Circe, da questo punto di vista, è stato un po' migliore. Si focalizza appunto sulla maga Circe, di cui sapevo veramente zero, se non la parte in cui incontra per l'appunto Ulisse. Ma la cosa che mi ha stupito in generale di questi due libri della scrittrice è la sua capacità di rendere più moderni dei personaggi così vecchi e antichi, e soprattutto di rendere dei personaggi del mito più umani e quindi più reali. Visto questo mio periodo antica Grecia, non potevo non recuperare l'Iliade che ho attualmente in lettura e l'Odissea. Queste edizioni mi sono state consigliate dal mio compagno, che non dico che è esperto in questo genere, però ha letto, ha studiato, quindi io mi fido del suo parere. Sono editi entrambi da Einaudi, trovati a libraccio a metà prezzo, cioè io sono entrata e li ho trovati subito lì, è stato proprio un segno del destino, pagati 7,50 euro l'uno. Altra lettura più o meno in tema che ho trovato sempre da libraccio a metà prezzo è Secondo Natura di Eva Cantarella, scrittrice che mi piace tantissimo e di cui prima o poi recupererò tutto. Questo titolo si focalizza sulla bisessualità nel mondo antico. Anche questo l'ho trovato a metà prezzo. Ho tolto ormai l'etichetta, il prezzo originale sarebbe di 11 euro. Sempre a metà prezzo ho trovato poi i Melrose di Edward St. Aubyn. Effettivamente potevo cercarmelo prima, mannaggia me. Comunque l'ho pagato 9 euro invece di 18 per l'appunto. È un'edizione bella corposa di Neri Pozza, contiene tutti i 5 libri della serie appunto dei Melrose. Ancora non ho visto l'adattamento che hanno fatto con Benedict Cumberbatch, perché prima vorrei leggere appunto i libri. Spero di leggerli entro quest'anno, probabilmente in estate. Mi farò la scorpacciata, chissà. Un po' mi spaventa, devo essere sincera, la lunghezza, però non lo so, ero affascinata e attirata da questa storia e devo trovare veramente il tempo per dedicarmici. Anche gli ultimi quattro titoli sono di Neri Pozza, due sono di Sara Perry, ovvero Il serpente dell'Essex e La maledizione di Melmoth, che ho intenzione di leggere a brevissimo, visto che anche più breve, insomma, del Serpente dell'Essex, entrambi trovati a metà prezzo, circa 8 euro, 8,50 euro. Questo l'ho trovato a metà prezzo, tipo una settimana dopo la sua uscita, e io ero tipo lì, che cosa? Ma siamo seri? Quindi è stata una vera botta di fortuna, diciamo. Io in realtà ero molto incuriosita dal Serpente dell'Essex, ma non ho resistito, ho preso poi entrambi, mi sono lasciata molto tirare dal metà prezzo, devo essere sincera. Gli altri due titoli sono il primo e il secondo di una serie, ovvero L'assassinio di Florence Nightingale Shore di Jessica Fellowes e Morte di un giovane di belle speranze, tutti e due trovati ovviamente a metà prezzo. Il primo ormai non ho più l'etichetta, penso di averlo pagato sui 10 euro scarsissimi, questo 9 euro. Si tratta, come vi dicevo, di una serie, Delitti Mitford, Sei sorelle, una vita di misteri. Dovrebbero essere due gialli della stessa serie. Molto, molto, molto intrigata. Questo lo leggerò il mese prossimo, cioè il mese prossimo. Adesso siamo a febbraio, ma quando uscirà questo video sarà marzo, quindi lo leggerò questo mese.
Perdonate la confusione, ma sto rientrando da una. Sto rientrando poi, cioè sto uscendo dall'influenza e sono veramente persa. Inoltre, stanno succedendo un sacco di cose durante questo video. Ho mille interruzioni, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Arianna me ne ha parlato benissimo, quindi spero che mi piacerà tantissimo. Poi li ho trovati entrambi a metà prezzo. Potevo lasciarli giù? Cioè, sì, potevo lasciarli giù. Però, come vedete, sono gli unici libri che ho acquistato, quindi ci sta. Il video finisce qua! Non ci posso credere, sono arrivata alla fine. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti se avete già letto uno dei libri che vi ho mostrato e che cosa ne pensate. Se la mia maglietta pazzesca con i Pokémon vi è piaciuta, no, seriamente, cioè. È bellissima, mi sa che mi compro anche il poster con questa stampa perché è troppo epica. Comunque, se vi è piaciuta la trovate su Pumpling, il link è qua sotto in descrizione e se usate il codice CB15 avrete anche il 15% di sconto sui vostri acquisti, senza minimo di spesa. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!